parliamo di libri e di un libro che racchiude in sé cinema, colonne sonore e tanti ricordi. Stiamo parlando di We Love Ennio Morricone, edito da Lab di FG e scritto da Luigi Caiola, oggi con noi ospite per raccontarci appunto questo intenso testo scritto da chi è stato a fianco proprio al maestro per tanti anni nelle veste di manager e di produttore. Quindi buongiorno Luigi Caiola. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Per 18 anni lei è stato il manager del celebre compositore. Il libro quindi ripercorre proprio questi fatti, questi aneddoti della fase della sua vita in cui è stato a stretto contatto appunto con questo straordinario genio musicale. Come nasce l'esigenza di questo lavoro? Intanto permettetemi di esprimervi un piccolo rammarico per non essere personalmente lì. Chiunque di noi che non sia napoletano, quando ha l'occasione di venire nella vostra città, è felice e invece un impedimento non me lo ha consentito. Ma metteremo riparo. Vorrei dire che ci sarà una Appunto, prossima occasione, sicuramente. appunto. In realtà io non avevo nessuna intenzione di scrivere un libro e non pensavo proprio che nella mia vita avrei scritto un libro. Poi, proprio perché progettavamo e progettiamo ancora di creare uno spettacolo intorno ad un lavoro discografico che avevo prodotto con Ennio e per la sua musica, ho cominciato, come scrivo anche nel libro, a rovistare tra le mie carte e quel tempo della mia vita mi è ripiombato addosso e mi ha indotto a riguardarlo da una certa distanza temporale. E così anche per suggerimento dei miei più cari amici, alcuni degli stessi compagni di avventura, alla fine mi sono convinto a scrivere questo libro, forse più per leggerlo che per scriverlo. Ecco. In queste pagine lei narra le tappe del percorso che dal 1997 hanno portato Morricone poi al grande pubblico, diventando poi un'icona popolare. Come è riuscito a stanare il genio e a portarlo in giro per il mondo? E chi lo sa? In realtà, chissà, forse avevamo un appuntamento col destino. Io in realtà approcciai Ennio, di cui ero un sincero appassionato, delle cui musiche ero il primo fan, probabilmente fin da ragazzino, per realizzare una produzione discografica. Io in quel tempo mi occupavo di produzioni discografiche, venivo dalla mia piccola città Latina e mai più pensando veramente di non solo di essere ricevuto in casa di questo grande artista, ma addirittura che questa mia folle richiesta potesse poi diventare realtà. E diventò realtà a tal punto che facemmo 4 CD invece che uno, quindi racchiusi in un cofanetto, in cui però registrammo non solo la sua musica più nota, quella per il cinema, ma anche per assecondare appunto un suo desiderio, l'altra musica come la definiva lui. E cioè la musica scritta per il piacere di scriverla e per il puro ascolto, quella che noi chiamiamo musica assoluta. Quindi da questo impegno che evidentemente ha rappresentato, lui aveva 69-70 anni in quel momento lì, quindi aveva già scritto praticamente tutto, ha rappresentato probabilmente anche per lui un momento di svolta nella sua relazione, nel suo rapporto con la sua stessa musica. Perché si è in qualche maniera distaccato dal legame, pur importante evidentemente, con il cinema, e forse spontaneamente è venuta l'idea di fare un concerto. Per la verità ne volevamo fare uno soltanto a Londra, poi divennero due. Facemmo questi concerti a Londra per promuovere questo cofanetto e lui mi guardò torvo, come sapeva fare lui, e mi disse: "Oh, io sono compositore, facciamo questi e non ne facciamo più." Basta. E Ecco. da lì ne abbiamo fatti 250. In ogni parte del mondo. Per molti di noi Morricone è veramente una rockstar, un'icona pop. Che rapporto aveva con il pubblico, il maestro? Intanto io penso che lui appunto abbia scoperto il pubblico attraverso i concerti, perché a ben pensarci lui scriveva la musica, poi ovviamente la affidava ai musicisti che la eseguivano, dopodiché la musica finiva sotto il film. E il pubblico andava a vedere il film, non a sentire le sue musiche. Poi inevitabilmente veniva travolto, coinvolto dalle sue musiche, ma il concerto gli ha dato la possibilità
per così dire, di scoprire per la prima volta il suo pubblico. Lì c'era gente che veniva lì non per vedere il film, ma per ascoltare le sue musiche. E questo evidentemente è stato anche motivo di provocazione per lui, di stimolo per appunto ricostruire una relazione che evidentemente a livello sentimentale si era già creata con il suo pubblico, ma questa volta non più mediata dalla pellicola, dalla sala cinematografica, ma diretta tra lui e il pubblico. E lui ha gestito, devo dire, questo rapporto con grande misura, con grande garbo, con grande sobrietà, anche quando avevamo, che so, 50.000 spettatori, in alcuni casi è accaduto, e lui ha sempre, diciamo, governato questa sua relazione con grande misura, con grande concentrazione per ciò che andava a fare, come se sentisse, in effetti sentiva, la responsabilità, il dovere di restituire al pubblico la migliore esecuzione possibile delle sue musiche. Ecco, nel testo ci sono in rassegna i più significativi dei 250 concerti vissuti insieme, la realizzazione dei CD, l'Oscar alla carriera vinto al Kodak Theater di Los Angeles e tanto altro. Ma qual è l'aneddoto che le è più caro? Dico la verità, non so neanche se precisamente è un aneddoto, ma è proprio, si riferisce proprio a quel primo dei due concerti di Londra, un po' perché evidentemente anch'io sentimentalmente sono legato a quella esperienza, perché è stato il mio primo concerto con lui, un po' perché avvenne un episodio forse anche significativo, ma sicuramente bizzarro, e cioè eravamo al Barbican di Londra, un teatro insomma anche prestigioso inglese, ovviamente andò subito sold out perché gli inglesi lo aspettavano da 40 anni. Chiaro. E c'era tutta l'orchestra schierata sul palco, il coro, tutto pronto per iniziare, e uscì un nostro collaboratore sulla scena perché doveva collocare le partiture di Ennio sul leggio. Ora, non avendolo mai visto di persona, il pubblico pensò che quello fosse il maestro Morricone e saltò in piedi tributando una standing ovation inarrestabile. A nulla valevano i tentativi di quel poveretto che diceva non sono io, non sono io. Niente, il pubblico era già partito. Poi questo applauso si ripeté naturalmente quando entrò davvero il maestro e ancora di più alla fine del concerto. Un tecnico fortunato, diciamo. Sì, in questo libro lei racconta da un punto di vista sicuramente inedito il carattere, l'umore, la personalità di Morricone. Come lo descriverebbe se vogliamo utilizzare tre aggettivi? Ma io direi senza dubbio forte e gentile, perché potrebbe sembrare una specie di ossimoro, no? Invece no, una gentilezza, una nobiltà d'animo che si sposava però con un carattere molto, molto energico, molto forte appunto, e poi disciplinato. La disciplina, l'ordine, la puntualità sono forse davvero le armi segrete dell'artigiano Ennio Morricone, senza le quali mi chiedo come avrebbe potuto mai scrivere le circa 500 colonne sonore che poi lui ha composto. Certo. Impossibile senza ordine e senza metodo. Ecco, queste direi mi parrebbero, per come io l'ho vissuto nella mia relazione con lui, le sue caratteristiche salienti. Quello che impressiona ancora oggi il pubblico di Morricone è che come questa figura appunto venga in qualche modo sublimata dai concerti di cui poi lui è anima assoluta e corpo anche insieme alle orchestre che dirigeva. Come si creava appunto questo afflato, questa magia? Beh, inizialmente lui, che si è sempre dichiarato un non direttore d'orchestra, ma piuttosto un compositore che dirigeva le sue proprie musiche, e ha sempre puntualizzato questa differenziazione, e quindi ha stabilito una relazione con i musicisti dell'orchestra e anche i cantanti del coro, da compositore, diciamo così, che è un approccio un pochino diverso effettivamente da quello del direttore in senso assoluto, che qualche volta poteva anche creare qualche difficoltà, perché ovviamente il compositore tiene alle sue composizioni, non che il direttore non tenga alle composizioni che va ad eseguire, ma naturalmente l'attaccamento del compositore alla singola nota della partitura
ancestrale. Prima di aver deciso quella nota, lui ci ha lavorato magari 3 giorni. Luigi, e non è io purtroppo sarei qui ad ascoltarti veramente per ore, perché sentirti è veramente bellissimo. Abbiamo purtroppo dei tempi stretti, quindi noi ti vogliamo ringraziare per essere in nostra compagnia stamattina, seppur in collegamento. Ringraziamo ancora una volta Luigi Caiola e il suo libro, appunto, We Love Ennio Morricone. Noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Rimanete con noi a Mattina Live.